Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti a questa che è l'ultima delle tribune elettorali di Rete 8 per il turno amministrativo in Abruzzo, che coinvolge una trentina di comuni nelle quattro province, due dei quali al di sopra dei 15.000 abitanti, per i quali sarebbe anche possibile una eventualità di ballottaggio il 28 e 29 maggio, ma si vota sicuramente domenica e lunedì, il 14 e il 15 maggio, lunedì dalle 7 alle 23, domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, orario nel quale inizierà la lunga diretta di Rete 8 in collaborazione con il quotidiano Il Centro per scoprire insieme quali saranno gli esiti della consultazione. Dicevo, due comuni nei quali c'è l'eventualità del ballottaggio sono Silvi, ieri abbiamo ospitato il confronto tra i tre candidati sindaci, e c'è naturalmente Teramo, capoluogo di provincia, dove siamo tornati per la seconda delle trasmissioni di confronto fra i tre candidati sindaci, che io ringrazio e saluto nell'ordine in cui sono stati sorteggiati per rispondere alle domande mie, ma soprattutto del collega del Centro, Dino Venturoni, che saluto. Buonasera. Buonasera. Dino, allora iniziamo con Gian Guido D'Alberto. Buonasera. Buonasera, buonasera a Teramo, tutti. Sindaco uscente, coalizione di centrosinistra, 5 Stelle più civici. Carlo Antonetti, buonasera. Buonasera. Buonasera, candidato civico, sulla cui proposta ha trovato anche una convergenza elettorale il centrodestra. Maria Cristina Marroni, buonasera. Buonasera. Che è candidata del polo civico di centro, in qualche modo, insomma, rappresenta un'area moderata. Il collega Dino Venturoni, ripeto, farà le domande ai nostri candidati, ma la prima io la faccio a lui per chiedergli un giudizio sul clima generale di questa campagna elettorale teramana, un clima che si sta avviando proprio ai botti finali, che saranno quelli di domani sera con la chiusura e poi giornata di riflessione e le urne. Come vive la città questo confronto tra le tre proposte alternative, Dino? Bah, se mi parli di clima, qualche veleno c'è, insomma, nell'aria c'è, soprattutto, diciamo, tra i due blocchi, tra le due aree politiche di riferimento principali. Devo dire che Maria Cristina si è molto sottratta a questo clima di veleni, ma per ovvi motivi. Qui abbiamo di fronte, diciamo, due blocchi, appunto, come dicevo, che si contrappongono molto fieramente. Ci sono sempre le solite polemiche su quello che non avete fatto, quello che potevate fare e quello che hanno lasciato gli altri prima di noi, eccetera eccetera. Devo dire che comunque, tutto sommato, considerata la grande educazione e civiltà dei candidati che si fronteggiano, non ho visto cose troppo fuori dalle righe. Quanto alla città, Teramo è atarassica, direbbero i professori di filosofia. Io non so perché, ma il teramano è capace di farsi scivolare qualsiasi cosa. Penso che sia il carattere un po' della città. Penso che se un'astronave di marziani atterrasse in Piazza Martiri, verrebbero subito invitati a bere del vino così tranquillamente. Quindi, francamente, non vedo in giro esaltazioni, tra virgolette, napoletane. Allora c'è da scoprire in qualche modo quale sarà l'esito di questo risultato, di questa particolare fase politica, perché Teramo, tu mi insegni, Dino, ha sempre rappresentato un laboratorio politico di esperienze che poi hanno trovato anche una loro declinazione su scala regionale e a volte anche su scala nazionale. Quindi lascio a te il compito di sollecitare i candidati rispetto alle ultime schermaglie, appunto, di questo confronto. La prima domanda. Io volevo parlare con voi di macchina amministrativa, nel senso che io ormai ho una certa età e mi ricordo varie amministrazioni, no? E noto che a Teramo c'è sempre una fatica a portare avanti le cose. Ora, c'era prima, quando magari non c'erano i soldi e le opere erano poche, però queste opere o non partivano
o partivano poco. Si è notata forse ancor più adesso che è arrivata una pioggia di milioni, per cui Gianguido ha dovuto fare una programmazione molto più grande dei predecessori. Dopodiché c'è una sproporzione tra la programmazione e la realizzazione, nel senso che lui non ha potuto realizzare rispetto a quanto ha programmato. Ma ripeto, il problema viene da lontano. Allora la domanda è: c'è un'idea per snellirla, per farla velocizzare, per farla funzionare meglio, questa macchina? Ma questa è una domanda fondamentale, perché è chiaro che la struttura amministrativa è fondamentale per programmare e poi raggiungere gli obiettivi. Due numeri: nell'epoca Chiodi si ragionava di una macchina amministrativa che aveva circa 600 dipendenti. Noi abbiamo ereditato una situazione con 230 dipendenti residui, con la quota 100 che entrava praticamente in funzione, e nel corso di questi anni, soprattutto nel corso degli ultimi anni, abbiamo riattivato i concorsi e assunto oltre 80 persone, sia tra personale a tempo indeterminato, determinato e personale PNRR, riorganizzato tutto l'assetto amministrativo che ha risposto in modo significativo rispetto alle esigenze di questo tempo. Se pensiamo che tutti i tempi previsti per il PNRR sono stati puntualmente rispettati dagli uffici tecnici, consentendo di rispondere positivamente a quelle ambiziose tempistiche procedurali previste dal PNRR, questo vuol dire che la macchina amministrativa, non senza fatica, comunque ha dato una risposta significativa e importante. Quindi l'implementazione, ovviamente, il potenziamento della stessa organizzazione con ulteriori assunzioni che quindi garantiscano anche il turnover, consentirà assolutamente di proseguire in questa direzione, anche sul tema ricostruzione privata. E lì abbiamo personale che è stato assunto a tempo determinato, a valere con i fondi del Sisma, che dovrà essere messo ovviamente a sistema attraverso un percorso di stabilizzazione. Noi oggi non abbiamo una sola pratica arretrata, quindi abbiamo avuto una risposta significativa, importante in termini di risposta comunale. Perché quando c'è il PNRR che impone delle scadenze le cose camminano e si arriva all'appalto, e invece San Giuseppe, Savini, Braga eccetera? Perché San Giuseppe, Savini e Braga, i fondi sono stati stanziati in un'epoca in cui non era stato fatto un calcolo effettivo dell'importo progettuale. Questo ha determinato ovviamente poi nello sviluppo progettuale, anche dopo l'approvazione dell'ordinanza Teramo, come ha riconosciuto lo stesso direttore Rivera, un incremento esponenziale dei costi e dei prezzi. Cioè, quando vai a fare il progetto reale, concreto, ti rendi conto effettivamente di un intervento che peraltro in quei due casi, e non solo, perché pensiamo anche alla sede municipale dove abbiamo approvato il progetto proprio in questi giorni, recuperando il tempo perduto per problematiche burocratiche, ci sono poi tutta una serie di altri enti che devono rilasciare pareri ovviamente, e che determinano anche una tempistica che non dipende dagli uffici comunali. Io credo che la prospettiva che sia stata messa in campo sia una prospettiva importante, e la capacità di rispondere alle esigenze di questo tempo sul PNRR riconosciuto da tutti. PNRR Sisma, in 6 mesi abbiamo intercettato le risorse, fatto i progetti e fatto partire i cantieri. Grazie. Antonetti, sullo stesso tema. Dunque, quello della macchina amministrativa è un tema fondamentale, del nostro comune e della nostra comunità, perché ha dimostrato in maniera chiara e palese la incapacità, l'inadeguatezza di chi deve organizzare un comune nelle sue complessità, nelle sue difficoltà. E quindi nasce un problema, al di là dei numeri del personale, nasce un primo problema, che è quello di far sì che i dipendenti siano motivati, siano istruiti e siano ben individuati quelli che sono gli obiettivi e le tempistiche che ogni ufficio deve mantenere. Insomma, è necessaria un'organizzazione manageriale, professionale, una macchina amministrativa dove il dipendente sia orgoglioso di essere dipendente del comune e non invece demotivato o addirittura non messo in condizioni di lavorare. Questo è quello che accade a Teramo, e lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, non lo dico io. Lo dice la difficoltà dei cittadini a accedere ai servizi amministrativi, che peraltro non prevedono una digitalizzazione adeguata, efficace, moderna. Lo dicono le questioni legate alla ricostruzione.
al PNRR. Io rimango veramente basito ogni volta, è un mese e mezzo che sento dire le stesse cose. Penso che sulla digitalizzazione il Comune abbia speso una grande somma, forse tutte le somme, sulla creazione di un microchip per dire sempre le stesse cose, che sono che tutto va bene. Quali progetti sono stati realizzati? Ma quali progetti sono stati messi in campo? Abbiamo sono stati assunti 5 dipendenti, mi sembra, no? Per quanto riguarda la ricostruzione, di cui 3 sono destinati anche allo smaltimento di altre pratiche. Insomma, è necessario fare nella macchina amministrativa un'organizzazione efficiente, come in tutte le aziende, come nelle famiglie. Se in una famiglia non c'è un'organizzazione adeguata, non può andare avanti neanche una famiglia. Quindi creare degli uffici adeguati e strutturati per i temi più importanti, che sono ricostruzione, che sono PNRR, che sono i rapporti con l'Europa. Quindi dovremo necessariamente creare un ufficio dedicato, con un manager che possa creare rapporti con l'Europa e partecipare anche alla creazione di bandi, oltre a formare il nostro personale, che l'Europa ci formerà gratuitamente, perché l'Europa forma il personale per appunto intercettare, relazionarsi con l'Europa gratuitamente. E allora, se questo è il tema, la fotografia è veramente desolante. Ci troviamo a non vedere approvato il bilancio consuntivo al 30 aprile, è una cosa gravissima, perché è un'offesa ai cittadini, è un'offesa ai dipendenti che devono lavorare, essere messi in condizione di lavorare. Non mi risulta che ci sia almeno pubblicamente una relazione di fine mandato, ma non è colpa dei dipendenti, è sempre colpa e responsabilità di chi deve governare e deve attribuire i ruoli giusti, non demansionando i dipendenti e facendo sì che la macchina amministrativa sia efficiente. Maria Cristina Marroni. Il tema ricostruzione è un tema dirimente di questa campagna elettorale. Io mi sarei aspettata dal sindaco parole di umiltà e di scusa e di scuse rispetto alla cittadinanza, perché è un tema su cui questa amministrazione ha palesemente e visibilmente fallito, proprio per il fatto che nel 2021, come ricordava anche il sindaco, Teramo ha avuto un'ordinanza speciale, l'ordinanza Teramo, il 6 maggio del 2021, l'ordinanza Teramo, seguita dall'ordinanza 100 che era ad essa collegata, in cui erano inserite le scuole che citavamo prima, la De Jacobis, la San Giuseppe, la Savini, il Braga, e era indicata proprio nell'ordinanza una tempistica specifica determinata in 5 fasi che avrebbero dovuto concludersi proprio a maggio 2023, dopo 24 mesi. Ora, va bene l'aumento dei prezzi, ma l'aumento dei prezzi c'è stato anche ad Ascoli, c'è stato anche all'Aquila, dove noi vediamo visibilmente una ricostruzione efficiente, talvolta anche conclusa per alcuni immobili pubblici. Quindi c'è stata una mancanza di efficienza proprio amministrativa, che parte da alcune criticità del Comune di Teramo, che io ho riscontrato anche dall'interno. Un comune capoluogo non può avere 2 dirigenti nei settori tecnici, urbanistica e lavori pubblici a tempo determinato, perché non sono funzionali. C'è bisogno, un comune capoluogo deve avere in quei settori specifici dei dirigenti vincitori di concorso a tempo indeterminato. Io lo credo fondamentale per un comune capoluogo. C'è un'altra questione, abbiamo anche l'ufficio sull'edilizia, il SUE, che ha 6 dipendenti, lo ritengo assolutamente insufficiente come numero per un comune capoluogo. Queste sono alcune delle criticità amministrative che vanno abbattute e superate, e io credo che questa amministrazione abbia peccato anche di una giunta molto debole per certi versi, che non ha saputo controllare e indirizzare il lavoro degli uffici. Quando viene palesato e portato agli occhi dei cittadini come straordinario, il sindaco usa molto spesso la parola straordinario, il risultato di una sola scuola ristrutturata, cioè quella di Villa Ripa, che è una piccola scuola, io ho detto già in un'altra intervista, è un risultato, ma è un piccolo risultato rispetto alle 32 scuole che ancora aspettano di essere portate a compimento. Quindi io faccio mio il suggerimento dei costruttori edili, rivedrò la giunta comunale che io ho già presentato, ma ci sarà un assessore alla ricostruzione che sarà un tecnico. Bene, grazie. Allora andiamo su un altro tema, Dino.
con la domanda. Vorrei andare su un tema molto terra-terra, così terra-terra che sta proprio al livello del suolo, ovvero le manutenzioni. Altro tema che ho notato, varie amministrazioni nel tempo hanno faticato ad affrontare in maniera efficace. Ora l'ultima giunta ha avuto una specie di santo, di martire che andava personalmente a tappare le buche come Valdo di Bonaventura, però vorrei capire, per fare delle manutenzioni più efficaci, più svelte, senza dover sempre stare a dire dobbiamo fare il mutuo per gli asfalti oppure ci dobbiamo affidare alle ditte esterne per gli sfalci, c'è un'idea? So che qualche comune in Italia ha cominciato a fare diversamente, tipo a comprarsi le macchine e a fare le cose col personale proprio. È un modello che si può proporre anche a te, no? D'Alberto. Quando parliamo di straordinarietà parliamo di 5 anni amministrativi che poi sono stati 3 anni effettivi, perché i 2 anni di Covid hanno alterato ovviamente la programmazione, in cui si è partiti da 17 milioni di euro di debiti lasciati da coloro che oggi vogliono tornare a governare e manovrare la città, e oggi consegniamo una città con 240 milioni di euro di investimenti, risorse intercettate grazie ai dipendenti comunali, grazie ai progetti, a PNRR, al rispetto delle tempistiche e a tutto il patrimonio della ricostruzione pubblica finanziato. Non c'è un solo immobile del patrimonio comunale che non sia stato finanziato, e questo è un risultato fondamentale e importante di costruzione del futuro. Dentro questo contesto il tema delle manutenzioni nel corso di questi anni ci ha portato a dover reagire e rispondere a una situazione di 15 anni di totale assenza di cure e manutenzione, soprattutto della manutenzione stradale. E questo è oggettivo ed è un dato di partenza che dobbiamo richiamare poi per misurare qual è l'attività di questi anni. Noi abbiamo cominciato a programmare e pianificare, abbiamo speso 5 milioni di euro in termini di interventi sulla manutenzione stradale di un territorio che era stato letteralmente abbandonato in precedenza, intervenendo sulle priorità e sulla pianificazione e programmazione. Nessun mutuo. Siamo intervenuti con risorse nostre che abbiamo recuperato attraverso i residui che erano stati lasciati abbandonati nel corso degli anni precedenti, e poi abbiamo cominciato ad investire risorse importanti sulla base anche di un'operazione che ci ha consentito, dopo il risanamento del debito, di investire sulla manutenzione su tutto il territorio cittadino, frazionale. Oggi abbiamo un territorio che ha iniziato a vedere una manutenzione stradale sulla base di una programmazione e di un censimento chiaro, non più Dino come è stato in passato, dove si interveniva con delle pezze legate magari a singoli orticelli in cui gli assessori o consiglieri di quartiere o di frazione riuscivano ad ottenere interventi che altri non riuscivano a ottenere. Una risposta chiara, complessiva, abbiamo ricucito il rapporto tra il centro e le periferie, perché il piano di investimenti di 240 milioni di euro comprende sia il centro, l'area urbana, il Teatro Romano, il Castello della Monica, il Mercato Coperto, cantieri già partiti e avviati, ma anche riqualificazione dei borghi. A Forcella c'è un cantiere che è partito qualche settimana fa, che sta riqualificando e restituendo la bellezza del borgo, quindi non solo una manutenzione straordinaria ma un intervento di rigenerazione e riqualificazione, così come in tutti gli altri borghi e le frazioni del territorio. Come modello di quello che è stato fatto, come modello futuro? Il modello è la pianificazione e la programmazione che è già scritta e già definita. Io dal 16 maggio proseguirò assolutamente sulla base di un piano che è già tracciato. Bene. Ed è già finanziato soprattutto. Antonetti. Ma la narrazione che ci viene rappresentata è veramente di chi evidentemente non vive la nostra città, vive in un'altra città. Una città dei sogni e dei desideri, e i cittadini purtroppo vivono a Teramo, e quindi questa narrazione, peraltro, che è un'amministrazione virtuosa sotto il profilo dei numeri, sotto il profilo dei conti, veramente non è accettabile, perché il sindaco ha una memoria molto corta, il sindaco uscente, cioè dimentica che lui è il sindaco della ricostruzione, il sindaco del PNRR, e i fondi non arrivano perché è bravo, purtroppo arrivano, e per fortuna, arrivano come in tutta Italia, perché lo hanno destinato sia il governo che l'Europa, e la bravura non è fare i progetti che non hanno fatto, dare gli incarichi che non hanno fatto e realizzare le opere che non sono state realizzate,
ma la bravura è non perderli. E allora riempirsi di questi numeri quando, ripeto, non è stato neanche approvato un bilancio consuntivo, che è una vergogna per quanto riguarda il rispetto dei cittadini, è una cosa gravissima, inaccettabile. Dire che il piano asfalti è partito e che Teramo oggi non fa più come prima dei piccoli interventi e spot è veramente un'offesa all'intelligenza dei cittadini, non alla mia. E questa cosa mi indigna, perché il metodo non esiste in questa amministrazione, non c'è un metodo complessivo, organico, sugli asfalti. No, io intanto dico che devo rappresentare qual è la situazione, perché la situazione è così drammatica che l'ordinario, è straordinario, Piazza Verdi. Ci sei andato mai a Piazza Verdi? Hai visto la situazione degli asfalti? Hai visto la situazione del decoro urbano? Hai visto che ci sono, si parla di mercato coperto e ricostruito? Hai visto che ci sono due ombrelloni in cui poveri commercianti devono vendere insieme ai cassonetti la verdura e l'insalata mentre attraversa un topo? Questa è la situazione di Teramo. Non bisogna andare, i borghi, le frazioni, ma che rispetto hanno avuto dei borghi e delle frazioni? Il mio metodo è un metodo organizzato e organico nel quale ci sia la riqualificazione urbana, attingendo a fondi che sono europei e sono anche del PNRR, facendo dei progetti complessivi e non a macchia di leopardo. Si deve prendere, si deve risolvere la questione dell'ordinario in maniera organica, in maniera strutturata, attingendo i fondi, ma i fondi si attinge solo in un modo: progettando, avendo idee chiare, avendo professionalità e managerialità. Grazie Maria Cristina Marroni. Il sindaco ha parlato di un modus operandi che si occupi delle manutenzioni a spot piuttosto che davanti alla casa del consigliere. Beh, purtroppo questo lo deve attribuire anche a se stesso e alla propria maggioranza, perché in questa amministrazione si è operato esattamente nello stesso modo. Io ero l'altra sera in una casa e dall'altro mi facevano vedere proprio un intervento fatto proprio in questi giorni, proprio sotto campagna elettorale, il famoso asfalto elettorale in una casa, davanti alla casa di un candidato. Quindi si è operato nella stessa maniera, è un metodo delle manutenzioni usato finora, è usato non solo negli ultimi 5 anni ma negli ultimi 10 anni, un metodo completamente fallimentare, e con interventi che vengono appunto portati a compimento. In una frazione mi dicevano: sono venuti proprio in questi giorni a fare l'asfalto, i cittadini non sono sciocchi e si rendono conto degli interventi fatti proprio in maniera inopportuna in un momento elettorale. Allora, qual è il mio metodo? Cosa voglio cambiare? Innanzitutto bisogna fare un piano manutenzione strutturale con un censimento specifico di tutte le strade di Teramo e delle frazioni, perché alcune delle frazioni sono davvero abbandonate a se stesse. Quindi prima cosa censimento, capire quali sono gli interventi da fare nell'immediato, quelli che hanno possibilità di attendere tempi un po' più dilatati. E io abbiamo pensato di dividere il Comune di Teramo in 4 aree a cui siano dedicati dei manutentori, una squadra di manutentori di 4-5 operai che si muovano quotidianamente per interventi mirati sul territorio. Poi c'è una legge molto importante, adesso non ricordo esattamente il numero, ma è una legge del 2001 che volle allora Coldiretti in Parlamento. Io mi trovavo in Parlamento e mi ricordo quando fu approvata questa legge, che è una legge sulla cosiddetta multifunzionalità, che permette una cooperazione fra gli enti locali come il Comune e le aziende agricole per le manutenzioni dei fiumi, per esempio, e la manutenzione anche una collaborazione per la manutenzione del verde pubblico, per la quale manutenzione io ho pensato che sia necessario assumere nel Comune di Teramo i cosiddetti manutentori del verde, che sono figure specifiche che esistono e sono normate a livello nazionale, che sono deputati alla cura specifica del verde, perché sono tecnici. Grazie. Dino. Allora, viabilità. È vero che in questa città c'è stata una svolta positiva con il lotto zero, che qualcosa ha risolto. A guardare ancora i dati del PM10, delle polveri sottili, insomma, secondo me qualcosa in più si potrebbe ancora fare. Giace nei cassetti dei vari sindaci di Teramo da almeno 20 anni il progetto di una variante nord,
che sostanzialmente coprirebbe Nepezzano Piano d'Accio con l'atterrato e poi diciamo tutti i quartieri a nord riconnettendosi alla Cona. Secondo voi è un'opera su cui puntare, è un'opera strategica per la città oppure stiamo bene così? Per le prossime due domande cambia l'ordine di risposta, stavolta inizia Antonetti. La viabilità è sicuramente sotto il profilo anche del rispetto dell'ambiente, è una tematica importante di tutte le città, ma in particolare di Teramo, perché parte dal fatto che è necessario innanzitutto organizzare quello che oggi è lo stato delle strade, nel senso della viabilità, e quindi il lotto zero è stata una risorsa per la nostra città, ma non è sufficiente, e quindi l'intervento che richiamavi è sicuramente un intervento da potenziare e realizzare, ma in un'ottica anche di organizzazione logica e organica del traffico, perché il traffico va organizzato, e va organizzato ovviamente non solo da un punto di vista della segnaletica orizzontale e verticale, che nella nostra città è assolutamente carente e scadente, perché non indirizza i cittadini nei luoghi dove poter parcheggiare o trovare la possibilità di evitare di continuare ad andare in giro per il centro storico a cercare un posto. È necessario quindi creare una educazione all'utilizzo dei parcheggi che sono perimetrali al centro storico e creare anche una possibilità di collegamento che da questi parcheggi possa portare al centro. Questo per quanto riguarda il centro è molto importante, perché dobbiamo distinguere una viabilità per i residenti da una da chi viene invece da fuori, perché i residenti hanno la necessità di parcheggiare ove possibile più vicino, almeno con un'auto, i residenti così come i commercianti nel centro, mentre chi viene da fuori deve essere incentivato a capire come parcheggiare e come utilizzare questi parcheggi. Dico questo perché esistono delle app ormai in tutte le città più moderne, dove tu attingendo a questa app sai dove è il posto libero, sai che arrivi e lo puoi prenotare. Allora, inserire anche in questo caso un discorso di modernità, di digitalizzazione. Ovviamente la viabilità è un problema anche esterno, non solo per il centro. Dovremo creare quindi dei chilometri. La variante mi interessa, è ovvio che mi interessa, ma chi può dire che non è una cosa utile e importante? Un'arteria fondamentale e la dobbiamo realizzare, ma sono anni che se ne parla. Noi la realizzeremo in base a quello che è un cronoprogramma di lavori che dobbiamo fare. Mi interessa, ma non è l'unico problema. Il problema è creare anche un servizio di trasporto pubblico urbano più adeguato e quindi far aumentare sia i chilometri di destinazione per Teramo e sia impiegare delle risorse per questo settore, perché è fondamentale creare un collegamento con San Nicolò, con il nucleo industriale e con la facoltà di veterinaria, per esempio, oltre che per le frazioni. Grazie, Maria Cristina Marconi. Reputo la variante nord o tangenziale nord un'opera strategica infrastrutturale fondamentale. Credo che sia già uscito stamattina un comunicato che parla proprio di quest'opera, perché è nel mio programma elettorale. La credo e la reputo fondamentale perché trovo giusto quello che diceva tanti anni fa Pannella, che era proprio favorevole alla tangenziale nord come l'unica possibilità per togliere dal centro storico questo traffico e unire soprattutto strategicamente tutti i quartieri a nord e opere infrastrutturali straordinaria importanza per Teramo, come il carcere, la università e il nuovo ospedale di Teramo. Quindi, essendo io favorevole alla localizzazione nell'area di Villa Mosca del nuovo ospedale di Teramo, c'è proprio necessità di una variante, quindi nord, che parta dalla fine di Via Po, dove per intenderci oggi c'è l'Agip Super Giù, lì si potrebbe pensare una rotonda, l'entrata, l'ingresso da lì a un chilometro dalla possibile area dove possa sorgere l'ospedale e collegare strategicamente tutta quella zona di Teramo. Questo consentirebbe che cosa? Di avere circa un chilometro da Via Po all'ospedale, quindi una viabilità dedicata anche per le emergenze in ambulanza. Consentirebbe di collegare quindi il carcere, che oggi soffre di una viabilità attorno non adeguata
sia per le condizioni delle strade, sia anche proprio per le strade stesse che non sono adeguate, l'Università di Teramo e l'ospedale. Quindi riportare in questo modo, dal punto di vista infrastrutturale e urbanistico, una centralità ai quartieri a nord della città, togliere il traffico dal centro cittadino e quindi rendere agevole la viabilità. Ma non so, questo collegato, ovviamente la viabilità deve essere collegata, quindi insieme a questa opera infrastrutturale necessaria, che potrebbe essere anche un volano dal punto di vista economico, perché impiegare risorse locali per costruire questa variante, anche perché è in approvazione, per esempio, una importante legge che consentirà di snellire ulteriormente le procedure nel codice degli appalti, quindi è in Parlamento, a luglio dovrebbe essere approvata, e questo da collegarsi, poi il tema viabilità va collegato anche a un ripensamento proprio del trasporto pubblico generale, nel senso della sostenibilità e del green. Io penso nel centro storico mezzi più piccoli, elettrici, che possano rendere ovviamente più agevole anche la viabilità nel centro storico. Grazie. D'Alberto. Sì, l'intervento, il progetto è stato inserito nell'analisi di pianificazione complessiva che abbiamo fatto avviato nel corso di questi anni. Stiamo redigendo il piano urbano per la mobilità sostenibile, che la nostra città non ha mai avuto, così come il piano urbano del traffico, che consentirà ovviamente di inserire questo intervento nel quadro di una pianificazione che deve essere organica. Che il problema di questi anni, degli anni che hanno preceduto anche la nostra amministrazione, è stato quello relativo all'assenza totale di una pianificazione complessiva della città, che riconnetta anche con il piano urbano del commercio, che è inserito all'interno del piano regolatore che abbiamo fatto ripartire per una revisione complessiva della città, che da qui al 2026, con gli investimenti che abbiamo intercettato, i progetti che sono partiti meritoriamente, perché non regala nulla a nessuno. Il governo, sono state risorse intercettate con capacità di investire proprio sulla città, e dentro questi investimenti che abbiamo intercettato, nel dialogo virtuoso che abbiamo attivato con RFI, abbiamo ottenuto il finanziamento della riqualificazione dell'area della stazione con l'arretramento che consentirà di dare una risposta fondamentale alla grande viabilità della nostra città. E il mio obiettivo, che abbiamo scritto all'interno del progetto, non è solo quello di riqualificare l'area della stazione e di connetterla attraverso un sistema di interconnessione misto ferro-gomma con l'area della città nell'ottica di una mobilità sostenibile, ma di connettere sulla grande viabilità che fa guardare a Teramo città capoluogo anche oltre ovviamente i propri confini, con la metropolitana di superficie, agganciare ovviamente l'alta velocità sulla costa. Quindi c'è un piano di viabilità infrastrutturale complessivo della nostra città che va a riequilibrare e bilanciare tutte le aree strategiche. C'è anche l'area di Casalena fondamentale nell'ottica di una riqualificazione che va a completare il piano dell'offerta sanitaria complessiva, sempre mettendo al centro la mobilità sostenibile. Qualche giorno fa abbiamo approvato in Consiglio Comunale meritoriamente il piano per il collegamento ciclopedonale della città con le sedi universitarie e quindi anche con la zona est del nostro territorio, oltre che con tutti gli altri spazi sanitari universitari, una mobilità ciclopedonale verso la quale siamo andati nel corso di questi anni, intercettando risorse che consentano di ricucire anche attraverso una viabilità che è in un'ottica di riqualificazione e di rigenerazione urbana del territorio, il centro con le periferie. Quindi una visione complessiva inserita all'interno anche di questo piano regolatore che ci consentirà di riqualificare anche l'area del nucleo industriale attraverso l'accordo con ARAP, perché la viabilità ci consenta di riconnettere l'area urbana con quello che è un settore strategico della nostra città. Bene. Andiamo su qualche altra tematica con le domande del collega Di Dino Venturoni del Centro, vi ricordo. Perdonami, quante altre domande possiamo fare? Beh, diciamo che siamo più o meno a metà del nostro cammino, ne abbiamo altre tre da fare ai nostri candidati. Penso che tra poco andremo anche su temi un po' più politici, un po' più legati a quelli che saranno gli impegni, gli assetti, anche magari qualche annuncio, non so, boh, vediamo. Certamente. Qualche flirt per un eventuale ballottaggio, non so, vediamo. Cose, no, voglio dire. Suppongo, conosco Dino da troppo tempo. Senza offesa, cose abbastanza banali, scontate, che però bisogna chiedere. Eh sì.
Poi c'era l'appello, quello finale, insomma, vogliamo allora, sottrarci da questa liturgia, no? Va bene, allora restando però su temi amministrativi, una cosa mi sta particolarmente a cuore, cioè secondo me Teramo ha un unicum, un qualcosa che non ha nessun altro. Vabbè, una cosa potrebbe essere la Coppa Interamnia e Carlo ne sa qualcosa, no, è il parco fluviale. Io penso che non esista una città che abbia un anello di 10 km intorno, un anello verde del genere. Ora riconosco all'amministrazione uscente di aver cominciato a valorizzarlo, perché facendoci eventi e anche impostando un piano di riqualificazione, però per me bisognerebbe fare di più, cioè questo è un unicum che deve diventare un'attrazione a livello anche internazionale, cioè secondo me lì ci sono le potenzialità per fare cose straordinarie, cose che non ha nessun'altra città. Ecco, volevo chiedere a ciascuno di voi che idea avete del parco fluviale tra 10 anni. Antonetti. Siamo sulla seconda domanda. Siamo due, perfetto. Cambiamo ogni due domande. Prego. Benissimo. Parco fluviale, diciamo che dovremmo quindi individuare in questa particolarità e eccellenza della nostra città innanzitutto la definizione parco fluviale, lungo fiume, perché in questo momento vedo molta confusione. Io, riagganciandomi anche un po' al discorso del metodo del programma, io il programma l'ho inviato ai cittadini e per fargli conoscere quelle che sono le strategie e le idee per la nostra città. Mi sembra che gli altri, ho visto, soprattutto il candidato sindaco uscente, un copia incolla del programma di 5 anni fa, perché in realtà questo che ci viene detto oggi è quello che si vedeva 5 anni fa, che si diceva 5 anni fa. Allora, il parco fluviale, io ritengo che sia innanzitutto, da un punto di vista organizzativo, capire come possa essere attrattivo e possa essere quindi creare un reddito per chi lo deve gestire, perché quando si hanno delle opere è necessario capire la sostenibilità e il piano industriale per farle andare bene, perché è normale che per rendere ancora più appetibile, ancora più unico, ancora più attrattivo per turisti o anche per i nostri cittadini, è necessario procedere a una manutenzione ordinaria, innanzitutto importante, perché il concetto di lungo fiume in tutto il mondo prevede che quando c'è un fiume, il letto del fiume sia la parte più curata e soprattutto utilizzabile dai cittadini, e qui invece assistiamo a un lungo fiume, quindi a un letto del fiume dove ci sono arbusti, dove non ci si può arrivare, quindi tu sei in un parco fluviale dove il fiume non lo puoi vedere se non in alcuni scorci sopra a dei ponti che dovrebbero essere dei ponticelli. Quindi io dico, questa idea di parco fluviale non può essere l'idea di un parco fluviale dove si fa la fiera dell'agricoltura, dove si svolgono attività che devono avere degli spazi idonei, che non sono quelli, anche perché il nostro parco fluviale è inserito anche in un discorso urbanistico di presenza di abitazioni, e quindi il parco presuppone che sia attrattivo, che abbia anche delle attività nel suo interno che possano essere quindi sostenibili e possano anche allungare il percorso, perché il nostro percorso va allungato, non può essere soltanto tra questi due fiumi, ma essere allungato verso l'interno soprattutto, che è molto abbandonato come idea, perché la nostra visione è molto verso est ma poco verso l'interno. Invece potrebbe essere l'inizio di un percorso di piste ciclabili piuttosto che di percorsi a piedi, bellissimo, verso la nostra montagna. Grazie. Maria Cristina Marroni. Concordo sentitamente con quanto detto, il parco fluviale è una delle eccellenze assolute e indiscusse della nostra città, e io ne sono una fruitrice giornaliera e quotidiana, perché vado a correre nel parco, ad eccezione di questo periodo naturalmente, ogni giorno. Quindi lo vivo e credo che sia una delle nostre più grosse potenzialità, davvero. E immagino questo parco potenziato con punti di ristoro che siano punti
anche in cui possano sostare le famiglie nel fine settimana. Immagino questo parco un po' come i parchi del Nord Europa, un parco che sia potenziato anche con le infrastrutture, le attrezzature, gli attrezzi per fare sport che siano collocati in punti strategici del parco. Immagino questo parco anche con questo da sempre, con punti, con ombrelloni e con in alcune zone in cui possa essere collocata anche della sabbia, quindi per chi per esempio non può andare al mare, quindi vivere il parco anche per prendere il sole, come avviene, come noi vediamo nel Nord Europa quando ci sono zone lontane dal mare, loro lo vivono, noi siamo vicini, però è un modo anche per poter far vivere appunto alle famiglie il fine settimana, la domenica, questo parco, quindi con sdraie, con punti in cui si possa sostare lungamente e vivere questo parco ancora di più. E penso anche a un potenziamento anche dei giochi dei bimbi. Devo dire che questa amministrazione ha messo, io ero anch'io presente con loro quando abbiamo messo dei giochi nel parco, però ancora di più, bisogna farlo in maniera ancora più capillare e bisogna poi pensare, io avevo proposto nel 2018, torno a proporlo, chiunque sia di noi il sindaco, spero di prendere in considerazione questa proposta, che potrebbe rendere Teramo un punto strategico in Italia, cioè il Festival della Letteratura 012 non esiste e potrebbe essere collocato proprio sul parco, perché io penso, e l'ho messo in programma, di costruire nel parco una biblioteca comunale per i bambini. Non esiste, esiste ovviamente la Biblioteca Delfico, che è una biblioteca adesso regionale, che possa essere vissuta proprio dai bambini appena nati, perché sappiamo che ovviamente sono diversi poi i contesti, da prima cominciano con la tattilità, poi si arriva a leggere piano piano, però che possa diventare un parco strategicamente, naturalisticamente centrale, ma anche culturalmente centrale, quindi che possa essere potenziato per le famiglie, per i giovani, che possono per esempio gli studenti universitari che lamentano mancanza di spazi, potrebbero andare a studiare anche nel parco fluviale. Alberto. Sì, grazie per la domanda, perché ovviamente il parco fluviale costituisce uno dei motivi di maggior orgoglio dell'attività di questi anni. Intanto abbiamo iniziato a pensarlo insieme, tutto insieme, in modo organico complessivo, con un progetto che abbiamo già redatto e approvato di 8 milioni di euro che riguarda tutto il parco fluviale, con destinazioni specifiche e con una riqualificazione complessiva che ha seguito gli interventi di manutenzione e cura che prima ricordavi rispetto ad un passato in cui era lasciato totalmente in abbandono. Dentro questo piano complessivo di 8 milioni di euro abbiamo già finanziato, per metà con fondi nostri e per metà con fondi europei, il primo pacchetto di 1,2 milioni. La prima parte è già intervenuta, è già operativa, con le due casette che sono state realizzate all'interno di due spazi del parco, una chiusa, l'altra in fase di definizione, che daranno destinazioni specifiche, una di carattere sociale, quella già inaugurata, e l'altra che sarà oggetto di collaborazione con le associazioni di educazione ambientale, quindi di valorizzazione proprio della natura ambientale dello spazio nel rapporto con le scuole, con il mondo della cultura. Quello che ho sentito noi l'abbiamo già fatto, abbiamo destinato spazi, penso al Calisthenics che è stato realizzato, quindi una palestra all'aperto in un'area strategica del parco, lo ricordava anche Cristina, sui giochi che dovranno essere ovviamente potenziati, ma con una visione complessiva di un parco che deve essere però riconnesso sempre di più con la città. Ecco perché abbiamo approvato il progetto e in questo momento stanno realizzando l'intervento di individuazione degli accessi, perché stiamo riqualificando tutti gli accessi al parco fluviale dalla città, che non erano riconoscibili in modo anche concreto, percepito, oltre che l'ascensore che abbiamo già approvato come progetto finanziato con quei 600.000 euro dell'intervento con fondi europei, che ci consentirà di ricollegare il parco fluviale all'area urbana, alla città, attraverso quindi una visione d'insieme che fa del parco fluviale, anche con l'intervento già cantierato della ridefinizione di tutta la pista ciclopedonale del parco, che sarà riqualificata e rigenerata sulla base di un progetto redatto e finanziato con i fondi europei, che consentirà di rendere il parco fluviale un hub infrastrutturale, ambientale, strategico, unico per la città.
che consentirà di connetterlo sia con la zona est ma anche con la zona ovest della città attraverso un progetto che collegherà le aree di Valle San Giovanni Frondarola e poi gli eventi di questi anni, sia la Fiera dell'Agricoltura, che è stato veramente un evento straordinario, e qua lo dico con grandissimo orgoglio, di riferimento provinciale, regionale e nazionale, oltre che la vivibilità del parco con gli eventi estivi che hanno reso il parco fluviale sempre più vicino alla città. Allora, penultima domanda, Dino. Va bene, andiamo sulla politica. Ma... allora, c'è il ballottaggio. Uno di voi chiaramente resta fuori. Quello che resta fuori, con chi parla degli altri due, quando gli altri due vanno a parlare, e con chi non parla e perché? Iniziamo con Cristina Marroni. Io sto, diciamo, lavorando e mi sto impegnando e applicando per il primo turno, perché naturalmente adesso io sono, ecco, nella programmazione neurolinguistica io sono una visiva, nel centro, nel senso quelle persone che lavorano e operano per obiettivi. Quindi il primo obiettivo ovviamente si concluderà il 15 notte presumibilmente, quindi con il risultato. Io ho detto sin dall'inizio, però non mi sottraggo alla domanda naturalmente, io ho detto sin dall'inizio che dialogherò con entrambi, partendo da dei punti di programma che per me sono assolutamente necessari e sono la condizio sine qua non, poi si possa andare avanti parlando di tutto. Primo tra questi l'ospedale, per me è un punto di programma fondamentale che resti nella zona di Villa Mosca, e altri punti programmatici come la ricostruzione, che per me appunto sono dirimenti. Quindi partendo da questo io aprirò un confronto politico e questo mio gruppo sicuramente sarà la grande sorpresa di queste elezioni, perché questo gruppo determinerà una sorta di partito autonomo su Teramo che avrà ricadute importanti anche nelle prossime elezioni regionali. Quindi bisognerà aprire un discorso politico a tutto tondo, che sia un discorso che non si ferma soltanto alle elezioni del Comune di Teramo, ma che andrà anche avanti. Però resta il fatto che chi è in campo naturalmente opera e lavora per vincere, quindi fino al 15 noi siamo tutti e tre potenziali vincitori da una parte o perdenti dall'altra, quindi per me sarà prioritario il primo turno, e sarà prioritario perché più importante sarà il risultato, a partire dal risultato poi cambieranno le condizioni naturalmente. Quindi, però io questo l'ho detto proprio da dicembre, da quando io ho presentato la mia candidatura, e avevo detto che avrei parlato con tutte le forze politiche partendo da alcuni punti che appunto sono dirimenti e necessari. Grazie. D'Alberto. Ma è chiaro che, insomma, di fronte a questa domanda tutti ci... potremmo trincerare, dietro la risposta è prematuro, ne parleremo dopo, ma è così oggettivamente, nel senso che comunque adesso si va per step e l'obiettivo è quello tracciato nel voto del 14-15 maggio. Quindi questo è ovvio, è evidente. Io ti rispondo, avendo già vissuto ovviamente in passato questa fase, che il dialogo più importante all'interno del ballottaggio è il dialogo con i cittadini. Quindi io dialogherò con i cittadini, con la comunità e col territorio, ovviamente con le forze politiche presenti in questa competizione, ma il dialogo è con i cittadini e sulla base, come ricordava anche Cristina, di programmi, progetti e anche di una visione politica, perché è ovvio, è evidente che l'elezione di Teramo è un'elezione, e lo ricordavi all'inizio di questo confronto, un'elezione in cui si rapportano due blocchi, che sono due blocchi di esperienza civico-politico, ma si contrappongono due modelli e due schemi di gestione dell'amministrazione. Da una parte chi ha gestito il potere per il potere nel corso di questi anni e che oggi si ripropone a voler rimettere le mani sulla città, soprattutto negli ultimi due anni della gestione di Maurizio Brucchi, che hanno condannato la nostra città alla paralisi e allo stato di fallimento con 17 milioni di euro di debiti, per un modello di gestione del potere finalizzato solo alle poltrone, al controllo del potere stesso, e che oggi si vuole riproporre per mettere le mani sulla città. Io su questo sono stato molto, molto chiaro, ed è un elemento dirimente, l'elemento differenziale che fa la differenza
trasparenza in modo netto, drastico, anche oltre, al di là di quelle che sono i blocchi politici e le appartenenze politiche, senza dimenticare che ovviamente, come ricordava Cristina, c'è un laboratorio, c'è un modello, c'è uno schema politico e civico, perché noi siamo un'esperienza civica e politica rispetto alla quale non dimentichiamo che, insomma, civismo e politica nel nostro progetto si sono nutrite reciprocamente l'una dell'altra e sono cresciute nel corso di questi anni, che però hanno una connotazione specifica rispetto alla quale non abbiamo mai preso le distanze, a differenza di qualcun altro, e che ci porterà ovviamente a sviluppare un dialogo sulla base di questi principi fondamentali. Grazie Antonetti. Velocemente devo tornare su una cosa che ho dimenticato sul parco fluviale, quindi l'aggiungo lì perché ritengo che sia importante, perché c'è un modello che in un piccolo pezzo del parco fluviale è stato dimostrato di come possa e debba essere gestito, e quello realizzato dall'IZS, che è uno spazio limitato, ma che individua come un decoro, come un'attrattività può essere realizzata in maniera veloce, efficace e attrattiva. Domanda, ovviamente, io non ho capito bene alla fine il succo del discorso del candidato sindaco uscente D'Alberto, francamente non l'ho capito, ma è una mia disattenzione, quindi diciamo che una cosa è certa, la mia candidatura è una candidatura civica appoggiata da forze civiche di centrodestra, che si contrappone a un modo di amministrare che è sicuramente per noi scadente, non efficiente, non adeguato. Quindi in un'ipotesi di mio arrivo al terzo turno non ci sarà mai la possibilità di un dialogo con il candidato sindaco D'Alberto. Questo è chiaro, sicuro, certo. E potrei fermarmi qui con la risposta, ma ovviamente ho del tempo che voglio utilizzare per tornare a centrare un po' la situazione politica di questa città negli ultimi anni, perché non si può, il sindaco ha una memoria cortissima, il sindaco sono 15 anni che fa politica, perché ha fatto quasi 10 anni di consigliatura, se non sbaglio, e 5 anni di sindaco, e lui inizia la sua esperienza in un partito politico che è il PD. Dopodiché decide di uscire dal PD e di fare una sua lista civica, dopodiché si ricollega al PD quando si candida a sindaco e amministra insieme al PD, dopodiché fa una scelta di fare vice sindaco la professoressa Marroni e di appoggiare quindi un progetto di un certo modo, che guarda caso viene cacciata dopo 18 mesi, ma non per ragioni diciamo così di merito, perché la professoressa Marroni ha lavorato bene, ha fatto bene il suo lavoro, ma per ragioni legate a questioni politiche. Questo è il modo di gestire, essere coerenti. E cosa è successo? Che guarda caso si è alleato a chi stava nel PD, Cavallari, poi ha fatto una lista civica, è in contrapposizione con il sindaco e lo ha fatto entrare in giunta. Questo modo di fare politica non è il mio modo di fare politica e di amministrare la nostra città. Coerenza, certezze e scelte legate alla competenza. Il sistema di potere che noi vogliamo combattere è proprio quello di questo centrosinistra, che guarda caso negli ultimi anni e nell'ultimo anno ha ricevuto anche dall'ANAC un richiamo forte. Un richiamo forte sulla distribuzione degli appalti diretti. Parliamo seriamente, cittadini. I cittadini vogliono persone sincere, vogliono un sindaco sincero e leale. Bene, allora siamo al gran finale? Beh sì, potrei dire semplicemente ai tre rivolgetevi candidati, agli incerti. Rivolgetevi e fate l'appello finale. No, facciamolo però in maniera un po' diversa. Con te sindaco, tra 5 anni che Teramo sarà? Cioè il cittadino che Teramo vedrà? Marroni. Tocca a me aprire le danze.
Allora, credo che la mia squadra sia oggettivamente una squadra molto preparata, molto, molto competente, con candidati che io ringrazio veramente di cuore, che alcuni dei quali si sono candidati per la prima volta nonostante fossero stati corteggiati per tanto tempo, o la vicepresidente dell'Ordine degli Agronomi, o, insomma, figure importanti. E quindi è una squadra che ha dimostrato di mettere in campo una campagna elettorale di proposte, non di polemica sterile. Io ho detto, quando mi sono candidata, non è una candidatura contro Gian Guido d'Alberto, che mi ha tolto dalla giunta dopo 18 mesi, ma è una candidatura per Teramo e a favore e con una visione per questa città. Perché votare noi? Perché siamo i migliori tecnicamente, perché dimostriamo di conoscere la macchina amministrativa, c'è esperienza da parte di alcuni, io ho fatto una campagna elettorale con punti programmatici immediatamente seguibili, perché già verificati nella fattibilità sul bilancio comunale. Immagino una Teramo fra 5 anni che sia, e poi che sia una Teramo ricostruita, con una ricostruzione pubblica almeno all'80% realizzata, io spero al 100%, una ricostruzione privata realizzata, le scuole di Teramo messe tutte a norma. Immagino una Teramo dove la cultura torni al centro, e non solo attraverso eventi spot che durano il tempo di 24 ore e poi non lasciano nulla sul territorio. Immagino di portare a Teramo mostre importanti, immagino di creare un parco archeologico urbano secondo il modello indicato già da Walter Mazzitti, che sia un parco archeologico con una Teramo straordinariamente bella. Io ho pensato a un assessorato alla bellezza, l'ho voluto declinare in questo modo, ampliando il concetto di cultura, che per me è fondamentale. Immagino una Teramo piena di spazi per gli adolescenti, per i giovani che oggi soffrono perché non ci sono spazi dedicati a loro. Immagino di creare in ogni scuola una biblioteca scolastica che sia un luogo di comunità, uno spazio aperto anche la sera, gestito dai ragazzi, gestito dalle famiglie. Immagino a Piazza Dante il quartiere dei musei, come c'è a Vienna, e un quartiere dei musei che interessi la Casa del Mutilato, il liceo Delfico e la parte della Regina Margherita, e creare a Piazza Dante il primo museo in un liceo, quindi i ragazzi che possano vivere in mezzo alle opere d'arte. Immagino una Teramo bella, decorosa, ma soprattutto libera, perché noi siamo liberi. Grazie. D'Alberto, che città riconsegnerà nel 2028 Teramo, questo secondo mandato? Una Teramo elettori, che sviluppi lo straordinario piano di investimenti di cui parlavamo prima. La riapertura del Castello della Monica, che in questi anni abbiamo vissuto, il progetto del teatro comunale che andrà in appalto nelle prossime settimane. Teramo riavrà finalmente il nuovo teatro degno di Teramo città capoluogo, lo sviluppo degli spazi della cultura che abbiamo riaperto, era tutto chiuso nel 2018, basta chiudere gli occhi e pensare alle condizioni del 2018, alle condizioni in cui i Gatti e i Tancredi, che oggi vogliono rimettere le mani sulla città governando i processi di un centrodestra che è stato costretto a ripiegare su una candidatura civica e non ha costruito un progetto per la nostra città, e questo è un punto di rimente, un segno di rimente di questa campagna elettorale. Una città che sviluppi tutte le progettualità, il Teatro Romano, la gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea dopo aver demolito i due palazzi. Nel corso di questi anni abbiamo aperto un cantiere che la nostra città attendeva da decenni, il mercato coperto con il cantiere che è aperto e che sarà uno spazio fondamentale della vocazione enogastronomica, culturale, universitaria di Teramo città capoluogo, che parte da il Castello della Monica e arriva fino ai giardini archeologici di Madonna delle Grazie, dove sono partiti i lavori d'intesa con la sovrintendenza per una riqualificazione che, insieme alla riqualificazione dell'area archeologica di Piazza Sant'Anna, consenta di completare questo percorso fondamentale che abbiamo costruito nel corso di questi anni con la vocazione culturale di Teramo città capoluogo, nel dialogo con la vocazione universitaria, con la vocazione ambientale, la vocazione alla bellezza. Una città che ha rialzato la testa nel corso di questi anni, dopo che è stata costretta da una gestione fallimentare
dei soliti noti, dei soliti potentati, dei soliti padroni e padrini della nostra città, oggi è libera, è stata liberata 5 anni fa, e in questo percorso di liberazione che abbiamo aperto, coinvolgendo tutte le associazioni, coinvolgendo tutta la comunità, anche e soprattutto nel momento più difficile, quello della pandemia, nel momento in cui ci siamo stretti intorno alla comunità, siamo stati riferimento e siamo ripartiti, uscendo da un fallimento e procedendo e proseguendo verso un investimento sul futuro della nostra città, sul futuro dei nostri ragazzi, con il ritorno delle scuole in centro, perché noi politicamente abbiamo scelto che le scuole ricostruite torneranno in centro, quindi sia la San Giuseppe che la Savini, quindi una riqualificazione del centro storico che passa per una rigenerazione, una riqualificazione, una valorizzazione della bellezza, che è soprattutto bellezza di una comunità che 5 anni fa ha scelto nettamente il cambiamento, cambiamento che è in corso, cambiamento credibile, cambiamento che rende Teramo città capoluogo già oggi riferimento del territorio provinciale e regionale, senza aver bisogno di chiamare a Teramo il sindaco dell'Aquila per darsi forza. Grazie Antonetti. Noi vogliamo una Teramo che lasci il declino in soffitta, il declino che è stato portato da un'amministrazione che in 5 anni ha dimostrato immobilismo, ha dimostrato di non mettere al centro i cittadini. Dopo l'intervento del candidato sindaco uscente, io penso che potrebbe non servire nient'altro, perché è la dimostrazione plastica di ciò che, noi, che io non farò tra 5 anni. Io parlerò di quello che ho fatto veramente. Vogliamo rimettere i cittadini al centro della vita della nostra comunità, i bisogni dei cittadini. Io ho questo compito e mi sono imposto di non fare il sindaco in questi 5 anni, ma di essere il sindaco della nostra città, che risolva i problemi e si confronti con i cittadini. Quindi primo punto, ritrovare un'identità dove Teramo sia una tra frazioni, quartieri e centro storico, dove ognuno giochi come in una squadra con la stessa maglia e non ognuno per conto suo. Identità, primo punto, con orgoglio di essere teramani. Siamo un paese che, siamo una città capoluogo diventato un paese che non ha centralità, quindi immagino una Teramo centrale in provincia, in regione, in Italia, che sappia decidere. Il sindaco e l'amministrazione devono decidere, devono prendere decisioni e devono essere i paladini dei propri cittadini. Primo punto. Secondo punto, organizzazione. Vorrò che la nostra città, immaginiamo una città dove l'amministrazione sia al servizio dei cittadini e sia organizzata, sia strutturata in modo da intercettare progetti. Vorrò una città, e faremo in modo che dopo 5 anni questa città avrà un piano regolatore che non ha dal 2002, avrà un piano particolareggiato del centro storico che non ha dal 1987, vorrò una città che ha un piano colore che non ha dal, che è vecchio del 1980, vorrò insomma una città moderna. Immaginiamo di costruire una Teramo migliore, dove i bambini possano tornare a scuola, nelle scuole sicure, dove la ricostruzione degli immobili pubblici sia effettivamente effettuata, dove gli anziani possano avere i servizi, dove ci sia una dove le barriere architettoniche siano effettivamente e finalmente superate, dove gli anziani possono vivere una città. Vogliamo una Teramo migliore, dobbiamo scegliere il cambiamento. Noi siamo il cambiamento, la novità, e dobbiamo costruire insieme una pagina nuova della nostra storia, perché questo meritiamo come cittadini e come città. Bene. Siamo giunti in chiusura di questo che è l'ultimo confronto tra i 3 candidati sindaci a Teramo. Io li ringrazio per essere stati con noi e ringrazio soprattutto Dino Venturoni e con lui tutti i colleghi del centro. Peraltro, chi si fosse messo in missione di ascolto soltanto ora di questa tribuna troverà domani, Dino, credo, un ampio resoconto sulle pagine teramane del quotidiano. Ampio, con dossier fotografico e con tutte le indicazioni anche per il voto, perché è importante anche dare informazioni di servizio, così come stiamo facendo noi in TV, il centro, con il giornale in edicola, per ricordare che, peraltro sono anche indicazioni importanti che ricorderemo negli ultimi giorni, la doppia preferenza,
il fatto che si vada a votare in 2 giorni, insomma, queste piccole cose, i certificati elettorali, non cercateli all'ultimo momento, andate in tempo se possibile negli uffici comunali per avere una giornata ordinata di elezioni che si concluderà lunedì con questo supplemento fino alle 15, orario nel quale saremo in diretta proprio qui dalla redazione di Teramo come campo principale, collegamenti anche con Silvi e con gli altri comuni dove si vota in Abruzzo. Per questo ringrazio, non per ultima ma soltanto in ordine di tempo, lo faccio, la nostra squadra tecnica che ha contribuito alla realizzazione di queste tribune elettorali. Buon voto a Teramo, buon voto ai comuni abruzzesi. Ci vediamo per le trasmissioni elettorali poco prima delle 15, lunedì. Arrivederci.